Queste visioni sono molto radicate nella cultura di questi popoli. Se voi pensate come ancora oggi gli esponenti politici del Partito Democratico, ogni volta che si parla di omosessualità, chiamano il prete per chiedergli che cosa bisogna fare, voi capite come questa cultura si sia tramandata per due secoli all'interno del mondo politico e culturale italiano. E al di là di questo, abbiamo due strategie diverse. Una che punta a colpire, a punire con forza, anche con casi esemplari. Un caso che immagino conoscerete tutti è quello di Oscar Wilde, processato, condannato a 2 anni di lavori forzati, diventa un caso che tutti conoscono. Ma vi fu tutta una serie di scandali in Germania. Lo scandalo Krupp, era l'uomo più ricco di Germania, era amico personale del Kaiser tedesco e fu beccato... tra l'altro in Italia, a Capri andava a farsi i ragazzi locali. Fu scoperto, sputtanato e si suicidò. Morì di infarto improvvisamente nella notte, vabbè, si suicidò. Vi fu lo scandalo Moltke-Eulenburg, che ebbe una grossa importanza perché fu lo scandalo attraverso il quale il partito della guerra tedesco fece fuori gli esponenti del partito che tentava di risolvere le frizioni internazionali attraverso la diplomazia secondo la tradizione di Bismarck. Si scoprì che 2 di questi esponenti, appunto Moltke e Eulenburg, erano omosessuali, ne fu fatto un enorme scandalo, queste persone caddero in disgrazia e da un punto di vista storico questo fu il fatto che aprì le porte alla prima guerra mondiale. Fu insomma una serie di scandali di cui parlò tutta Europa. La parola omosessuale fu inventata nel 1869, è vero, ma fino a quel momento era stata pochissimo utilizzata, era un termine che avevano adottato soltanto i medici, gli zoologi, i biologi. Divenne un termine internazionale quando nel 1907 i giornali ebbero bisogno di parlare del reato di queste persone che erano state portate in tribunale e chiaramente non potevano chiamarle sodomiti, pederasti, perché erano termini insultanti all'epoca. E quindi usarono questo nuovo eufemismo, questa parola che nessuno conosceva, che si diffuse in tutta Europa a partire dal 1907. Anche in Italia entra a partire da quel momento. Ma questo aveva insegnato alla nostra classe politica che fare degli scandali troppo pubblicizzati faceva conoscere anche alla persona nel più sperduto paesino della Sardegna il fatto che le cose che pensava non erano delle sensazioni, delle emozioni sue, ma erano il segno del fatto che apparteneva a una categoria che aveva addirittura un nome. Richard von Krafft-Ebing, che è un neurologo austriaco che ha scritto un'opera che si chiama Psicopatia Sexualis, che è considerata l'opera d'inizio dello studio delle devianze sessuali, ha pubblicato tutta una serie di lettere che gli scrivevano i lettori, nei quali troviamo più volte la confessione di avere capito che cosa erano queste persone che scrivevano attraverso la lettura dei giornali o delle chiacchiere susseguenti a questi scandali. Questo fu fondamentalmente il motivo per cui quando il fascismo nel 1933 rifece il codice penale, il codice Rocco, che è la base del codice che è tuttora in vigore oggi, dopo una discussione decise di non criminalizzare l'omosessualità. Cioè, scelta assolutamente inversa a quella tedesca. Io ho dimenticato un dettaglio, cioè che i nazisti, una volta arrivati al potere, inasprirono il paragrafo 175 inserendovi qualunque tipo di atto sessuale, quindi orale, masturbazione reciproca. Questo ebbe come effetto che nel giro di un anno il numero di condanne decuplicò da un anno all'altro e si mantenne su quel livello per tutto il periodo della guerra. E in particolare molto interessante, non scese dopo la Seconda Guerra Mondiale, cioè il nazismo inaugurò un tipo di persecuzione che, eliminati i lager, perché erano un po' bruttini, fu mantenuto anche dalla Germania occidentale e dalla Germania orientale dopo la Seconda Guerra Mondiale. Allora, noi abbiamo l'Italia che ha capito che se si fanno degli scandali omosessuali per via delle leggi, si fa propaganda all'omosessualità, si insegna alla persona che vive nel paesino e che pensa di essere l'unico al mondo che esistono altri come lei, che fa parte di un gruppo sociale. Questo lo vuole evitare e quindi sceglie dei mezzi di repressione molto più indiretti. Innanzitutto l'utilizzo
degli strumenti del testo unico di pubblica sicurezza, che permetteva di eliminare dalla convivenza sociale delle persone il cui comportamento desse scandalo, la prostituta, il ruffiano, ma anche l'omosessuale. La persona veniva inviata al confino comune senza un vero e proprio processo, perché è l'autorità di polizia che decide lei che la persona da scandalo nel paese. Quindi al tempo stesso accusa e giudice, in realtà no, in realtà c'è un giudice che deve prendere questa decisione, ma non c'è un processo, non deve presentare delle prove. Mentre in Inghilterra o in Germania, se io accuso te di sodomia, devo dire che ti ho beccato il giorno tal dei tali in casa con il signor tal'altro e ho testimoni tal'altro, e questo rende difficile la condanna, cioè il numero di condanne è relativamente piccolo se andiamo a vedere il numero delle persone beccate nelle retate della polizia a Londra, a Parigi, a Berlino nel periodo tra il 1850 e il 1945, per dire. Sono decine di migliaia, ma le condanne sono centinaia. Quindi c'è una difficoltà a incriminare sulla base di quegli atti. C'è soltanto un tentativo di scimmiottare i nazisti con le leggi sulla razza del 36, in cui anche gli omosessuali vengono inseriti tra le tipologie di persone che inquinano la razza italiana. E questa legge è stata usata molto poco, in realtà. Io ho fatto ricerca all'archivio di Stato, Goretti, di cui il libro vi ho dato, ha fatto ricerca anche lui, Benadusi ha fatto ricerche. Abbiamo trovato una novantina di fascicoli di confinati politici. Non solo, ma la cosa che fa quasi ridere che nel 1939, quando comincia il secondo conflitto mondiale, tutti i pederasti mandati al confine politico per delitto contro la razza vengono tutti rimandati a casa con la condanna trasformata in ammonizione, eccetera eccetera. Cioè il fascismo non ha mai fatto sul serio da questo punto di vista rispetto al nazismo. Per aver detto questa frase in passato, mi sono trovato citato su un sito neofascista che dice che anche Giovanni Dall'Orto, militante omosessuale, afferma che il fascismo non perseguitò mai gli omosessuali. No, Giovanni Dall'Orto afferma che la persecuzione fascista non ebbe le punte di gravità, non causò i 15.000 morti che causò la persecuzione nazista. Ma io sono riuscito a trovare soltanto uno di questi personaggi dopo, quando ho fatto la mia ricerca, che ho intervistato. L'intervista la trovate sul mio sito se vi interessa, e questa persona mi ha giustificato il fatto che prima di farsi intervistare si è dovuta far pregare per un anno di fila, dicendomi sono state cose brutte, sono state cose che abbiamo cercato di dimenticare, ci ha rovinato la vita, ha rovinato i rapporti con le famiglie, ha rovinato i rapporti delle nostre famiglie con la città. Cioè questo tipo di repressione morbida era morbida nel senso che non ti ammazzava, ma era profondamente dolorosa per le persone contro cui veniva indirizzata. Per cui dire che il fascismo, come ha fatto Berlusconi, mandava gli omosessuali alle Tremiti in vacanza è semplicemente falsificare la storia, è negazionismo. Io vorrei adesso, io potrei parlare anche per tutto il tempo, però di solito il dibattito è sempre interessante e proficuo, per cui magari mi interrompo prima e poi se nessuno parla andrò avanti a dirlo, però se ci fosse dibattito per me sarebbe meglio. Già che ho fatto un discorso sul fatto che è sbagliata una memoria a senso unico che ricorda le vittime italiane delle foibe e non ricorda le vittime croate e slovene delle foibe, in cui furono gli italiani a buttare dentro croati e gli sloveni, ma noi abbiamo la giornata della memoria soltanto per gli italiani, non per gli altri. È sbagliata una memoria a senso unico, ed altrettanto sbagliata è una memoria in cui parliamo dei nazisti e dei fascisti perché erano quelli brutti e cattivi, e invece i russi li lasciamo da parte. Allora, in Italia abbiamo un personaggio che è sempre stato amico di Berlusconi, Enrico Liari, che ha pubblicato un libro, Omosessuali, compagni che sbagliano, in cui sostiene fondamentalmente che sì, è vero, la destra avrà anche perseguitato gli omosessuali. Tra l'altro Enrico non è assolutamente un negazionista, abbiamo visitato insieme Dachau, per dire, per cui sicuramente non è un negazionista, però sostiene che la sinistra li ha perseguitati di più, che gli omosessuali hanno sofferto di più e che il vero nemico degli omosessuali è rosso e non nero.
Da capo siamo alla logica di chi ha i mucchi più alti di cadaveri, che ce l'ha più lungo l'elenco delle vittime e che io rifiuto. Quello che a noi interessa sapere è che dopo la rivoluzione sovietica in Russia si ha l'abrogazione del codice penale e quindi anche delle leggi anti-omosessuali. Nelle grandi città russe, San Pietroburgo e Mosca, nei primi decenni del Novecento c'è una sottocultura lesbica e omosessuale piuttosto vivace. Abbiamo poetesse lesbiche, romanzieri gay come Kuzmin, come Yesenin, come Sofia Parnok, eccetera, che sono tutti ridotti al silenzio dopo la rivoluzione. In un suo libro, che ha avuto un grosso momento di celebrità durante il 68 di Reich, intitolato La rivoluzione sessuale, il libro è stato scritto nel 33, si esalta il modo in cui in Russia la gioventù ha inventato un nuovo modo di vivere la sessualità, liberato dai condizionamenti borghesi, dalla morale borghese, per il libero amore, il femminismo, il diritto all'aborto, il libero amore, la libertà per gli omosessuali. Purtroppo però Reich non aveva il dono della tempestività, perché dal momento in cui, è vero che dopo la rivoluzione sovietica succede esattamente questo, c'è una grande vampata di sperimentazione, di volontà di cambiare la società in tutte le sue forme, peccato che dopo qualche anno abbiamo al potere un certo Stalin che manda in Siberia in blocco tutta la generazione che ha fatto la rivoluzione, la sostituisce con una piccola borghesia che è la vera vincitrice della rivoluzione sovietica, la quale impone la sua morale e quindi ricriminalizzazione dell'aborto e quindi ripenalizzazione dell'omosessualità nel 1933. Gli omosessuali da quel momento vengono mandati nei gulag ed è anche questo un fatto storico che va ricordato. Tuttavia, a fronte dei 250.000, 500.000 omosessuali mandati nei gulag di cui parla Enrico Oliari, gli unici dati attendibili che abbiamo sull'argomento, che sono stati, adesso lo voglio proprio citare, parlano di non so più se 255 persone. Vabbè, non lo trovo. Il dato comunque è, tenendo conto del fatto che anche qua i registri sono, non sono completi, che in alcuni casi non sono segnati, si arriva a un calcolo complessivo di tutto il periodo staliniano di internamenti in Siberia di circa 1 migliaio di persone, 1.000 persone in tutta la Federazione Russa. Ripeto, la gravità di una violazione dei diritti umani non si giustifica sulla base dell'altezza dei cumuli, però tra 500.000 di persone e 1.000 persone c'è una bella differenza. A me tra l'altro fa gioco sottolineare che le dimensioni di questa repressione non furono così esasperate, perché mi permette di ricollocare sia il fenomeno nazista, sia il fenomeno stalinista, sia il fenomeno fascista all'interno di quello che è un fenomeno occidentale, ossia un'ondata generalizzata di repressione dell'omosessualità che ha inizio negli anni 30 e ha termine soltanto dopo la caccia alle streghe del maccartismo, cioè nei tardi anni 50.